Prima si zappava la terra per bene fina, dopo coltivata la terra che si era zappata, si metteva il lino. Il lino si puliva e poi c'era l'erba selvaggia, si doveva levare e lasciava soltanto la piantina del lino. Nel mezzo di luglio era quasi più di un metro. Quando si era tagliato questo lino, si portava al fiume della canalia, che erano più vicino. Ci stava anche 15 giorni nell'acqua. Quando si era inumidito parecchio, si batteva su una pietra che diventava una stoppa. Poi si cardava e la mia mamma la filava. Era qui in casa paterno, metteva questo ritorto nella cesta, se la metteva in capo e andava da zia Maria. Zia Maria aveva questa tela di muro, che c'era tutto questo gurdo per ci urdavano. La preparava sempre zia Maria il telaio, questa vecchiettina. E la mia mamma poi, quando era messa nel telaio, era tutto lavoro suo.